Ciao a tutti, buongiorno da Mister Campania, siete su Radio Vacanze, la radio ufficiale del turismo in Italia e oggi Mister Campania vi porta a Salerno. E sì ragazzi, perché Salerno non è la città delle luci d'artista, è una città molto più importante, è una città storicamente veramente di alta qualità. E con me oggi si trova Alessandro Vici, che studia da anni Salerno e ci racconterà delle chicche, delle curiosità, delle leggende, ma anche la storia importante di Salerno. Ciao Alessandro, buongiorno, benvenuto su Radio Vacanze. Allora, partiamo subito, ma perché Salerno è importante, è stata importante ed è ancora importante oggi? Allora, prima di tutto grazie di questa opportunità che ci dai, per me è un vero onore, un piacere quando si parla della mia città. Salerno è una città fantastica, una città bella, importante, piena di spunti artistici e storici e meriterebbe un po' più di rilievo in tutto il panorama nazionale. È una città anche antichissima, cioè più di 2200 anni di storia, è stata fondata addirittura nel 199 a.C., quindi ci troviamo nella piena età della Repubblica Romana e lì proprio l'Alex Aninia de Colonis Quinque deducendis, voluto dal Senato, ha dato origine a cinque città campane: Volternum, Liternum, Puteoli, Castrum Salerne e Beneventum. E quindi Salerno è stata da quel momento, diciamo, una città importantissima dal punto di vista strategico. L'abbiamo vista incastonata tra due bellissime costiere, la costiera amalfitana e la costiera cilentana, e ha avuto un'importanza sin dall'antichità. Ricordiamo che è stata alleata dai tempi di Roma per tantissimo tempo e questo gli ha valso il beneficio e gli ha dato la possibilità di progredire e di ingrandirsi. Però quello che ricordiamo essere il momento di maggior splendore della Salerno, di Salerno è soprattutto nell'alto medioevo, soprattutto dopo le invasioni barbariche, dopo che è stata riconquistata dai bizantini, sono arrivati questi uomini del nord dalle lunghe barbe, i Longobardi. Salerno ha un cuore longobardo, diciamo al 100%, io direi. E proprio sotto i Longobardi Salerno ebbe il suo apice nella storia. Capitale del sud, e fu riformata nell'VIII secolo da Rechi II, il principe, il duca longobardo, che da cui il castello poi prende il suo nome. Bellissimo castello. Fantastico, Castello Arechi. E da quel punto, da quel momento, costruì e fortificò Salerno, come noi più o meno la vediamo. Quattro piccole quartieri formavano la Salerno medievale e fu, diciamo, i Longobardi restarono qui a Salerno per sei secoli, fino all'arrivo dei Normanni nel 1076, quando arrivò Roberto d'Altavilla, detto il Guiscardo, conosciuto come il Guiscardo, e conquistò gli ormai ultimi residui di potere longobardo. Salerno è conosciuta anche per la scuola dei medici. Assolutamente, sì. Allora, un altro inno alla città è sicuramente essere stata la prima università di medicina della storia. Sotto i Longobardi nacque e si ingrandì poi questa scuola medica salernitana. Quindi ci troviamo intorno al IX secolo, più o meno ai tempi di Carlo Magno, quando Carlo Magno comandava un po' tutta l'Europa. Questo frangente dell'Italia del Sud si vedeva nascere questa prima università di medicina della storia, con le sue leggende, le sue ombre, le sue luci. E noi ci troviamo adesso
in un punto focale di questa. Anche di questa storia della scuola medica sanitaria, ci troviamo nel Duomo, il Duomo di Salerno voluto dai Normanni e proprio davanti a noi, forse dopo possiamo far vedere, c'è questa, dentro il Duomo c'era un'area dedicata allo studio della medicina. Ecco, questa si chiama l'aula di San Lazzaro e San Tommaso, che nell'anno 1000 veniva usata per i dottori e per gli allievi nell'imparare per l'imparare l'arte medica. E possiamo dire che Salerno ha dato libertà alle donne e quindi anche le donne nell'alto medioevo potevano studiare e applicarsi alla medicina. Abbiamo la prima donna medica della storia, Trodolo de Ruggero, che è un simbolo di parità dei sessi veramente fondamentale, è da rispolverare e da ricordare. Sì. Perfetto, allora Alessandro ti fermo un attimo, noi ci fermiamo giusto qualche minuto per tornare con Alessandro che nella seconda parte ci racconterà qualche aneddoto e qualche leggenda per farvi innamorare ancora di più di Salerno. Io sono Mr. Campania, siete su Radio Vacanze, vi ricordo che potete registrarvi sul nostro canale di YouTube, sulle nostre pagine social o ascoltarci direttamente per radio. Ci vediamo fra qualche minuto, ciao! Radio Vacanze, l'unica radio tematica sul turismo. Ciao a tutti, buongiorno, sono Mr. Campania, siete su Radio Vacanze, questa è la seconda parte di questa nostra bellissima e interessante intervista ad Alessandro Eci su Salerno, sulla storia di Salerno e questa seconda parte è dedicata proprio alle leggende, particolarità e curiosità, di Salerno. Allora, Alessandro, anche qui Sì. sappiamo che Sì. c'è stato lo zampino del diavolo, un po' anche come a Napoli. Esatto, sì. Dicci un po'. Allora, beh, in effetti Salerno è piena di leggende. Due tra esse sono le più famose e degne di essere raccontate e di essere riviste. Noi abbiamo qui un acquedotto medievale. Veramente non si capisce se è veramente medievale o era stato costruito al tempo dei Romani, ma comunque diciamo che è medievale. E questa leggenda è legata a un personaggio, diciamo, semi-reale di Salerno, Pietro Barliario. Allora, Pietro Barliario era un alchimista, Parla, io intanto ti sistemo. un apprendista alchimista che però faceva solo pasticci. Possiamo dire che era un po' pasticcione nei suoi con le sue pozioni e quindi veniva continuamente insultato e deriso da tutta la popolazione di Salerno. Una sera si stancò di questa situazione e decise di vendere la sua anima al diavolo per acquisire dei poteri magici. Quindi fece una scommessa con i salernitani, con i quali disse: in una notte sola, volete vedere, scommetto che in una notte sola costruirò un acquedotto bellissimo e lunghissimo. I salernitani logicamente si fecero l'ultima risata davanti a Pietro Pagliario e il giorno dopo videro effettivamente che fu elevato questo grandissimo e fu costruito questo grandissimo acquedotto medievale. Da quel momento Pietro Barliario ebbe il rispetto e la paura dei suoi concittadini. Solo che dopo poco tempo, dobbiamo capire che il diavolo ha i suoi piani, e quindi si scocciò, si stancò di questo sodalizio con Pietro Barliario e decise lui stesso di fare un dispetto al suo protetto. Nel suo laboratorio si trovavano due bambini, due nipotini suoi, Secondino e Faustino, e questi due bambini stavano giocando dentro il laboratorio dell'alchimista, di Pietro Barliario. C'era un libro di magia nero. Mentre giocavano, toccano questo libro di magia nero e improvvisamente cadono in un sonno profondo. Sembravano quasi morti. Ritorna Pietro Barliario, vede cosa era capitato ai suoi nipotini e si pente. Si pente di aver donato l'anima al diavolo e quindi vuole redimersi. Vuole redimersi e va in un'importante, antichissima abbazia di Salerno, l'abbazia di San Benedetto. E lì davanti a un crocifisso ligneo di Gesù si inginocchia per 3 giorni e 3 notti per ricevere il perdono. Al mattino del terzo giorno Gesù su questo crocifisso si dice che apre gli occhi e Pietro Barliario fu perdonato. Da quel momento i nipotini si svegliarono di nuovo e lui divenne addirittura l'abate di questa abbazia.
E tutt'oggi noi, tra fine aprile e inizio maggio, festeggiamo qua a Salerno la fiera del crocifisso ritrovato, dedicata a questa leggenda. Wow, ragazzi, questa è solo una delle tante leggende che potreste e potete ascoltare poi dalle guide turistiche che lavorano con noi. Intanto, Alessandro, così siamo al termine della seconda parte, quali sono i luoghi da visitare assolutamente per chi viene 3 giorni a Salerno? Allora, io credo che sia opportuno sicuramente visitare il Duomo con la sua cripta barocca annessa sotto di esso, e anche perché ricordiamo che il Duomo e il suo quadriportico dove adesso ci troviamo, in Italia ce ne sono solo due, questi tipi di duomi con il quadriportico, quindi è una struttura del 1076 veramente importante e unica. E poi sicuramente c'è San Pietro a Corte, una delle chiese più antiche di Salerno, che è stata al tempo dei Romani una terme romane sotto, e quindi si vedono le varie stratificazioni e le varie costruzioni che sono avvenute con le popolazioni, Il ponte del il diavolo, ponte del diavolo, assolutamente, l'acquedotto del diavolo, sì, a l'acquedotto. Biarce, e Poi c'è anche un quartiere possiamo. dedicato ai murales, se non Sì, sbaglio, no? possiamo mandarle lì, possiamo anche consigliare quel posto, si chiama Le Fornelle, ed è un posto, ed è il quartiere, diciamo, che si trova a ridosso di Porta Catena, alla fine di Salerno, della piccola Salerno medievale, ed è molto Perfetto, bello. perfetto. Allora ragazzi, abbiamo terminato la seconda parte, io sono Mr. Campania, siete su Radio Vacanze, non perdetevi la terza ed ultima parte perché ci sarà una chicca gustosa, gustosa, tipicamente salernitana. Ci vediamo tra poco e vi ricordo, rimanete sui canali social e YouTube di Radio Vacanze. Ciao! Radio Vacanze, l'unica radio tematica sul turismo. Ciao a tutti, rieccoci ritornati su Radio Vacanze, la radio ufficiale del turismo in Italia. Io sono Mister Campania e con me c'è ancora Alessandro. Abbiamo fatto un percorso bellissimo qui a Salerno, vi abbiamo raccontato tantissime particolarità, curiosità e luoghi assolutamente da visitare e sapete bene che con Mr. Campania non può finire un tour se non termina con qualcosa di gustosissimo. Allora, Alessandro, Salerno cosa tiene di gustoso che possiamo inserire al termine di un tour? Allora, sicuramente Enrico, c'è un dolce particolare, un dolce in cui i salernitani si ripetono e nessun salernitano ha mai potuto non assaggiarlo, ed è questo dolce di Pantaleone, questa scazzetta del cardinale. Scazzetta del La cardinale. scazzetta del cardinale. Allora, Pantaleone è stata sicuramente una famiglia antica importante. Noi immaginiamoci che stiamo adesso in questa Pasticceria pasticceria è antica, veramente via particolare, ragazzi. Mercanti, e da Mario, il primo, diciamo, il capostipite di questa famiglia, addirittura nel 1868 compra questo magazzino di coloniali, questo magazzino di coloniali che in precedenza era l'antica cappella delle Anime del Purgatorio. Quindi una cappella che nell'Ottocento era una, diciamo, una chiesa che è stata sconsacrata dopo Gioacchino Murat, e dopo, all'inizio dell'Unione d'Italia, è stata comprata dai Pantaleoni. Ma la scazzetta non era ancora nata, perché il successore di Mario, Alfonso, si dice, la leggenda narra che durante una passeggiata sui Monti Alburni, vedendo delle fragoline di bosco che sui Monti Alburni nascono in maniera spontanea, prese lo spunto, ebbe una scintilla e quindi decise di creare un dolce basato sulle fragoline di montagna. E qui nasce la scazzetta di Pantaleone, con le fragoline di montagna e dalla sua particolare forma proprio che ricorda questo copricapo cardinalizio. Quindi ecco i colori e la forma proprio di questo copricapo del cardinale.
buonissima, ed è stato un simbolo, è tuttora un simbolo di Salerno. E ricordiamo una curiosità, che anche personaggi importanti, presidenti come Bill Clinton, Gorbaciov, oppure papi come Papa Wojtyla, sono venuti qua a Salerno per assaggiare e degustare la scazzetta di Pantaleone. Bene. Allora, io direi di farla vedere a questo punto ve la facciamo vedere. Abbiamo mantenuto un po' quest'area di mistero. In realtà abbiamo qui pronti i nostri piattini da degustare. Vi salutiamo proprio assaggiando e degustando la scazzetta del cardinale, che trovate solo qui a Salerno. L'originale solo alla pasticceria Pantaleone, che si trova nel pieno centro storico di Salerno. Quindi, dopo aver fatto un bel tour del centro storico particolarissimo della bellissima Salerno, che vi ricordo non è solo assolutamente luci d'artista, poi venite qui alla pasticceria Pantaleone per degustare l'originalissimo scazzetta del cardinale, che ora ve la mostro. Eccola, è questa qua. Qui. Eccola qua. Allora, bellissima, io direi coloratissima e buonissima. Sporchettiamo. Ciao a tutti da Mister Campania, Radio Vacanze e la radio che vi fa conoscere anche la Campania. Ciao a tutti. Ragazzi, magnifica. Ciao a tutti. Radio Vacanze, l'unica radio tematica sul turismo.